Ciao a tutti, siamo Luca e Katie. Pur amandoci alla follia, dicono che siamo una coppia alquanto strana. Probabilmente hanno ragione. Amici, mi stanno portando a fare un tatuaggio! Rovinare l'erba, non hai capito? Devi partire da qua e sfumare. Ma cosa stai facendo? Che cazzo ride? Sull'occhio mi hai preso, ma sarai stronzo! Scusa un cazzo, Lu! Pezzo di merda che non stai a... Lui, capelli, cazzo! Così impori. Ma che tu, quella faccia! Guarda la mia, no, guarda la mia! È vero, ti ho preso nell'occhio e non dovevo farlo, scusami. Sei pazzo, guarda, quasi nell'occhio ce l'ho. Così tranquilla, ma se poteva stare a fanculo da qualche parte, dipingevo da sola. Ma che cosa hai fatto? Niente. Sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda. È la mia opera d'arte. Oltretutto guarda qui, mi sono riempito la mano piena di vernice. Ho provato a fare una manata, solo che mi sono sgusciato via. L'ho fatto un giro. Vaffanculo! Smettila, Lu! Dai, minchia! Ok, la pianta, la pianta, la pianta, la pianta. Adesso muoviti immediatamente, ma devi volare, volare, capito? Devi volare e mi vai a prendere la vernice bianca perché lo rifacciamo tutto da capo. Oggi voglio finire. Vai. E ci vai così? Ma sto stronzo. Faccio un bel gavettone se lo merita. Minimo, guarda. Questo è il minimo. Vedi? Hai trovato sta vernice? Non c'è la vernice. Come non c'è? Non c'è. Rimane così. E ora la devi andare a prendere, lo sai? Ma non vado a prenderla, Katie. Non sai già che non vado a prendere. Ma cosa no? Adesso ci devi andare subito immediatamente. Te l'avevo detto che era... Ah, no, sei una stronza. Pezzo di merda! Questo è solo l'inizio, perché così impari e ora vai così bagnato, sporco, me ne frega un cazzo, vai a prendere la vernice subito! Subito! Con quella bomboletta io volevo fare delle sfumature, volevo fare... non è vero, volevo fare un cazzo, volevo rovinare quella merda. Troppo brutto. È da stamattina che si è fissata, voglio fare i fiori, voglio fare i fiori. Luca è andato a prendermi la vernice bianca per ridipingere tutto e io ho deciso di prendere alcune sue magliette preferite per verniciargliele di verde, come la maglietta carissima di Batman. Sì, amici, anche la maglietta di Batman. Batman culo. Amici,
amici, la maglietta di Batman dispiace anche a me, nell'occhio poi me l'ha fatta andare, guarda. Volevo solamente pitturarle i capelli, ma nel momento in cui mi sono avvicinata lei si è girata e l'ho beccato l'occhio e si è incazzata il doppio. Sto stronzo che mi ha rovinato i miei fiori meravigliosi. Ora le vado a mettere fuori dalla porta e così appena arriva apre il cancello e se le trova davanti. Ma mentre stavo prendendo la vernice mi è venuta in mente un'idea geniale, come sempre. Quello che ho disegnato non sono semplicemente dei peni, dei cazzi, delle cose oscene, ma sono dei geroglifici preistorici. Praticamente ritorneremo all'età preistorica e per 24 ore toglierò la corrente. Cazzo fa? No, Katy, la maglietta di Batman, no, però così mi fai girare veramente i coglioni. Ma che cazzo di scherzo è? No, la maglietta di Batman, no. Così impari? Ma no, Katy, hai rotto i coglioni, sono andata a prendere la vernice, sono andata a fare un sacco di cose. La vernice? La maglia di Batman, no. I geroglifici di oggi mi hanno veramente ispirato. Ho intenzione di togliere la corrente per 24 ore per far rivivere l'età preistorica a Katy. 24 hours, no stop. 3, 2, 1. Lu, la luce! Ciao Katy! Ma cosa cazzo stai facendo vestito così? Sono vestito così perché per 24 ore vivremo nell'età preistorica. Non sei contenta? Ma che cazzo stai dicendo? Guarda, aspetta, girati. Sei un minuto di merda. Io adesso sto diventando sorda. Ma mi togli le parole. Sì, siccome sei tutta sporca, ho una sorpresa per te. Sai perché stiamo uscendo? Perché nell'età preistorica non esistevano le case. E quindi sai che cosa ci toccherà fare? Cosa ci toccherà fare? Dormire fuori per un'intera notte. Mission 1. Questa roba. Qua ci sono i vestiti che ti devi mettere. Perché se per 24 ore dobbiamo vivere come nell'età preistorica, tu devi indossare questi vestiti. Dai, hai capito? Dai. Eh certo, io sono vestito da primitivo. Ma tu veramente vuoi dormire fuori? Eh certo che voglio dormire fuori, non con vedi? Gli insetti, le cose. Ma va, abbiamo il fuoco. Abbiamo il fuoco, Katy. Alla fine ce l'hai fatta di farmi vestire così. Stai anche molto bene. Sono carina. Proprio una bella primitivina. Sono ancora tutta appiccicosa di panna, vorrei andarmi a lavare magari. No, no. Cosa no? Dovremmo aspettare la pioggia, anche perché fiumi qua vicino non ne abbiamo. Dici che non stiamo mai io e te, che lavoriamo sempre, che siamo sempre impegnati, però alla fine vedi, queste cose te le organizzano. Ora mi sa che è il caso che sia voi che il cameraman ve ne andiate, perché io e Katy rimaniamo un pochetto sole e ne approfittiamo di questo momento, ok? Ciao ciao, buonanotte! Ciao. Ieri sera abbiamo fatto un po' tardi e Katy sta ancora dormendo. Io nel mentre sono andato a cacciare del cibo. Mission 2. È la colazione! Ma vaffanculo! Che palle! Ma che risveglio è? Mettimi la telecamera, dammi una mano a prendere questi gallini! Ok.
Katia, non esistono i box! Non è basta! È entrata nel box e nell'età preistorica non esistevano i box. Katy! Tira la testa! Questa è la mia caverna, non è un box! È la mia caverna! È la sua caverna? Sì, da oggi è la mia caverna, così impari. Qua sicuramente sono un po' sicuro. Ok, ok, va bene! Vado a recuperare le galline, c'è un casino. C'è Katy rinchiusa dentro la caverna, caverna come la chiama lei, da diverso tempo perché l'ho svegliata portandole la colazione, quelle bellissime galline, vedi? E lei non è che ha apprezzato molto e quindi si è rinchiusa dentro al box chiamando la caverna per convincermi. Al che io sono andato in giro a cacciare, o meglio a raccogliere, dei vermi. Belli, eh? E proverò a farli mangiare a Katy. Mission 3. Solo che l'unico problema è che lei è ancora qua dentro. Oh! Ho preso un bellissimo fumogeno. Katy, esci! No! E la stanerò così. Se no, non uscirà mai. Ah sì? Katia! È pronto il pranzo, esci! Katy! Pranzo! Come si spegne questo coso? Non si può spegnere! Ti conviene uscire! Katy! Ho fatto un casino! Il box non esisteva nell'età preistorica! È una caverna! Che cos'è quella roba? Questo è il tuo pranzo, Katy! Il nostro pranzo! Tu sei scemo, ma che cazzo dici? Toh, prendine uno. Ma io non posso mangiarlo sto coso. Dai. Questo qua è il nostro pranzo perché sono pieni di proteine, hai capito? Mangialo. Mi sa che il verme aveva appena cagato. No, Katy, lo devi mangiare! Katy! Eppure a me non è che fa schifissimo, eh. No, Bubi! Ti vengono i vermi nella pancia! E noi che cosa mangiamo? Che Katy! Mangiamo la gallina piuttosto! Dai, no! Katy! Il pranzo! Ma perché fa così? Katy! Ha lasciato fuori pure il cameraman. Ho detto di no, non la voglio. Mamma, non ce la faccio più, io sto qua. La lasceremo dentro, tanto un altro modo per stanarla. Adesso mangio. Oh, 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 oh. Vogliamo la fresca. Altro che vermi, ma se li mangia lui vermi, io non ci penso neanche. Mamma mia, dormire fuori, in mezzo alle galline, cioè veramente. Guarda, è tutto scemo. Sono andato a procacciare la cena, lui è un unicorno e proverò a farlo entrare in casa. Katia! Che vuoi? Fate la cena! Un unicorno! Non guardarlo in faccia, guarda sempre me. È un unicorno, Katy! Lo devo portare in casa! No, no, dai. No, c'è Leo, stai scherzando, ma che dai. Cosa? Dai. Non scherzare! No, no, me lo devi affettare, ora entriamo in casa! No, no, in casa no, a parte perché? Che non esistevano le case nella preistoria. Quindi, no. Ok, ok, è vero, hai ragione, andiamo in cortile. Ok, ecco, okay. Bravo. C'hai ragione. Vai. Ma perché un unicorno? Come aveva trovato l'unicorno?
visto che Katie ha rifiutato tutto il cibo che io gli ho portato, dalle galline ai vermi, all'unicorno. Ma puoi chiamarlo cibo quello? Era cibo dell'età preistorica, ok? E l'hai rifiutato, ok? Quindi ora, per sopravvivere e per difenderci da possibili attacchi futuri, dovremo sconfiggere questo bellissimo T-Rex. Mission 5. E lo dovremo abbattere come... è una scatola! Sì, è tipo una pignatta, Katie, è tipo una pignatta, ok? Stiamo giocando, ok? Ok. Ok, mi servono le bende. Ok? Le bende? Certo, okay. Dobbiamo attaccare il T-Rex bendato per sviluppare i nostri sensi. Oh mamma. Vai, bendati, ti bendo io, girati. Sì, infatti, bendami tu. Bobby, piano però, aia! Mi fai male. Ok, vai. Aspetta che... Okay. Ma così ti sei sbendata! Vabbè, per mettertela come faccio? Non ci vedo. Vai. Katie, non devi imbrogliare, ok? No. Sei bendata? Sì. Ok. Ci servono armi. Armi? Ci servono delle armi, delle tipiche armi, ok? Tipiche armi. Io voglio un'arma. Bella, grossa. Ok. Bubi, dove sei? Aia, qua, sono qua. Ah. Dai, dov'è il T-Rex? Katie, dobbiamo attaccare il T-Rex. Di qua. Aia, Katie, ma che cazzo? Dai. È qua. Dai, lo dobbiamo ammazzare. Lo dobbiamo ammazzare. Raga, dai. Datemi qualcosa per uccidere il T-Rex. Ah! Le budella. Sono le budella del T-Rex. Mission complete. Vaffanculo. Basta, che palle. Aia, nell'occhio, me lo sono tirato da solo. Oddio, sono tutto schifato. Ma che schifo, cos'è? Katia, mi sono tirato un'accettata nell'occhio. Uccidi il T-Rex. Sarai stronzo. Vaffanculo, va. Uccidi il T-Rex. No, basta, ne ho pieni i coglioni. Guarda, sono tutta sporca di sangue. Katia, il T-Rex. Corri, fatti mangiare. Sono tutta sporca, magari sta roba neanche viene via. Minchia, che schifo. Io adesso mi lavo e non voglio più saperne niente. Basta. Dove è andata Katia? A lavarsi. Ma come lavarsi? No. Pure il sangue doveva farlo più credibile possibile, no? Sta roba, sto drago, sto T-Rex. Katie! Vaffanculo, Luce. Cioè, sei uno stronzo, sono tutta sporca. Dai, Katie! Non viene neanche via. Dovevamo sconfiggere il T-Rex, faceva parte del gioco. Dai! A parte, lasciamo perdere adesso i giochi, torniamo a noi e c'è ancora la parete da pulire, lo sai? Ok, ma le 24 ore non sono ancora finite, dobbiamo giocare ancora. Giochiamo. Dai, te la faccio in 2 secondi. E basta. Sì, te la faccio in 2 secondi, basta che usciamo di nuovo a giocare. Quello è il nostro gioco. Sì. Dai. Sì, ma non lo faccio da solo, sta merda l'hai fatta anche te. No, io ho fatto i fiori che erano meravigliosi. La maglietta di Batman. La maglietta di Batman. Guarda come mi hai conciato, uguale Batman. Non devono esserci sgocciolate. Katie, un pennello più grosso? Fai un po' te, perché ora vado a cercare un pennello più grosso. Mi è venuta un'idea, Katie. Lancio tutto il barattolo contro. No, ma sì, poi col pennello non la sistemi. Cazzate, no! Sì, Katie, no. Col pennello la sistemi. No. 3, 2, 1. Vale! Bastard Inside! Ti sei cagato addosso, eh! Cosa dipingi? Guarda! Ho fatto di nuovo un casino, amici! Sono appena concluse le 24 ore. Finalmente cosa? Non ce la facevo più. Ma non ti sei divertita voglio oggi? Voglio andarmi a lavare. Mi tocca accendere. Accendiamo! Elettricità, ti amo! Ok raga, finalmente siamo a Roy Inc. Perché? Perché Luca ha perso le 24 ore senza lamentarsi, si è lamentato continuamente su tutto e lui si lamenta veramente sempre per ogni singola cosa, per tutto. Quindi ora lo deve pagare e deciderò io il tatuaggio da fargli. Andiamo! Siamo pronti!
Non voglio, ok? Non voglio. Lui non sa che cosa gli sto per fare, ovviamente. Puoi pegare il secondo braccio? Voglio, ok? Ti voglio andare a casa, ti prego. Ormai siamo qua. Poi non farmi piselli, non farmi cose sessuali, non scrivermi il tuo nome o il tuo cognome. Ah. O il mio nome col tuo nome in un cuore, no? Che tutti non le vogliono. Io non ti vedo, però la sento la tua identità. E anche se la giusta via. Lei chi è? Lei cosa? Dai, dimmi cosa sta succedendo. Dimmi che cosa mi ha dato.